Ogni una o due settimane si preparava la quantità necessaria a seconda del bisogno, della necessità oppure della fantasia di ogni famiglia. E siccome le date non coincidevano mai, c'era sempre una donna, un nonno, appollaiati sopra a un terrazzino, affacciati al balcone, a girare la manovella dell'abbrustolaturo. L'abbrustolaturo era un cilindro lungo dai 30 ai 60 centimetri per 15 centimetri di diametro. Da una parte si metteva un perno, dall'altra parte una manovella. I chicchi si inserivano, i chicchi di caffè, all'interno dell'abbrustolatura attraverso uno sportelletto che poi veniva chiuso da un gancetto. Il fornello era una scatola rettangolare messa su quattro piedini, anche essi di metallo. Sul fondo della griglia si metteva la carbonella. Da questa parte, al centro, c'era un buco dove alloggiare il perno. Dall'altra parte uno spazio dove mettere la manovella. Finita questa operazione, si poteva dare inizio alla tostatura. Fa freddo stasera, eh? Oh, mamma mia, freddo. Appena abbiamo finito le prove, ci ammamma sotto e coperta. Senti che la porta. Scostumate, ma che c'hai i servitori? Te la vai a chiudere tu la porta? No. Zerra che la porta. Ho capito, vattela a chiudere tu la porta. Oggi, no, ma no, voi, Andrea dice, zerra che la porta. È battuta di copione. Mamma mia, Attilio. Il suggeritore d'arte batte le mani, capì? Richiama l'attenzione degli attori, si stabilisce il silenzio e allora comincia la prova. Guitto, Bharata. Signori, comincia la prova! Dunque, voi state a letto, malata, da mesi e mesi, state sotto le coperte, c'avete la febbre, l'affanno, a bronchite, a polmonite, non riuscite a respirare, insomma state giù alla ghiaccia. Tu stai preparando un decotto per tua madre, ma senza ansietà, pure perché lo prepari da mesi e mesi. Sai pure che per tua mamma non c'è stanno più speranza. Un decotto per una mamma si prepara sempre, no? Un decotto rassegnato. A questo punto voi fate due colpettini di tosse. Mamma mia, ma quanto esagerata, mamma mia, deve essere una tosse secca, cattiva. A questo punto tu guardi tua madre come per dire: povera donna, ma perché deve soffrire in questo modo? Ma che condanna! Poi uno sguardo al cielo come per dire: ma no, pigliatella! A questo punto voi fate un altro colpo di tosse, ma da essere un accesso vanno a scivolare l'occhio a fora! Tu la guardi, patisci, appresso a lei. Quando finisce questa crisi emetti un sospiro come se pure tu ti fossi liberata dalla tosse. A questo punto si apre la porta e entro io. Vabbè, è facile. Addio, comincia la prova. Signori, comincia la prova. A tosse, o te cotto, guarda tua mano, gli occhi al cielo, ma la pigliatella, l'accesso, la sofferenza, ma respira. Si apre la porta! Voi parlate di quello che amore ne fa amore? Quelli sì. Quelli si mettono in santa pace. E fanno trovare pace pure a noi. Ma quelli che avevano campà ancora e invece morono per volontà di un loro simile, quelli no, quelli non se ne vanno, quelli restano, restano con noi, vicino a noi, attorno a noi. Restano rinte e secce, rinde mobile. A notte sentite ta e non muore. Se mi si vinto l'igname in un mobile, una porta sarà l'aperto non muore. Rinde vestita sotto cuscina, sotto la tavola, che li morte là restano, non se ne vanno. E strillano come vanno strillare, perciò noi non potremmo dormire a notte, non va
basca! Non 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 basca! Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti i figli, non me ne sono accorto. Sotto il gelo delle mie abitudini teatrali, quando sono in palcoscenico a provare, quando ero in palcoscenico a recitare, è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni, e l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato.